Eccoci. Come promesso, sono tornata. La realtà virtuale è principalmente intrattenimento, ma i videogiochi servono anche ad aiutare i bambini a superare, insieme ai genitori, esperienze difficili come un ricovero per malattia. Valentino, che cos'è Tommy? Tommy è un'esperienza in realtà virtuale che abbiamo progettato per i bambini ospedalizzati che sono costretti a stare in ospedale a causa appunto di una malattia come nel caso dell'oncologia. Noi abbiamo pensato di realizzare degli scenari virtuali dove portarli fuori dalle mura dell'ospedale coinvolgendo anche altri bambini e coinvolgendo i loro genitori, in fondamentalmente quello che è un gioco per distrarli dalle emozioni negative della terapia. I ragazzi vengono portati in una realtà. Ah, parallela e positiva. Che cos'è che ti fa sorridere? La cosa interessante della realtà virtuale è che basta un semplice schermo, come quello dello smartphone, e due semplici lenti davanti allo schermo per dare al cervello l'illusione di trovarsi letteralmente in un altro ambiente realistico. Cosa c'è intorno a te? Delle stelle. Le stelle? E questo significa che anche se noi siamo consapevoli che si tratta di un ambiente digitale, il nostro cervello e il nostro corpo reagiscono. Quindi nel caso dei pazienti possiamo progettare uno scenario virtuale capace di consolidare degli stati positivi, mentali, psicologici, utili a contrastare le emozioni negative della terapia. Sul letto c'è un libro. Davanti a me c'è un libro pure. Ah, un libretto. Il videogioco dura 25 minuti ed è un supporto interattivo per due bambini o un bambino e un adulto insieme. Dai, che quando le scoppi tutte finisce il gioco. Noi cerchiamo di supportare al meglio questa componente mentale grazie alla realtà virtuale, permettendo ai bambini di essere più motivati, più coinvolti e di avere quindi un ruolo più attivo durante le loro cure. Ovviamente questo può impattare sul risultato della terapia, il bambino sarà più collaborativo con il personale medico, sarà più aderente alla terapia stessa, riducendo di conseguenza anche i ritardi nell'operatività ospedaliera. E nell'ospedale di Taranto in particolare è molto importante perché purtroppo abbiamo tanti pazienti e sono tanti anni che facciamo un servizio ludico educativo che cerca di cambiare il trauma in un'esperienza di crescita e quindi c'era bisogno di un mezzo nuovo, di uno strumento nuovo che ci aiutasse a portare avanti la positività di un intervento mirato e che non faccia fermare un bambino ad una tappa evolutiva, ma lo faccia continuare a crescere anche durante l'ospedalizzazione, una malattia importante. Vedo un unicorno. C'è l'unicorno? Sì, è quello piccolino.